Rabbia, si prova un senso di solitudine perché solo contro a questi balordi. Maurizio è proprietario di un bar tabacchi ad Afragola in provincia di Napoli. In 3 anni ha subito 12 rapine. La sua attività è a ridosso del rione Salicelle, tra i più complessi della zona. Le rapine sono state sistematiche, per Maurizio però la legittima difesa da queste parti potrebbe non essere una soluzione. Se esiste controllo sul territorio, non ti devi armare per forza. Io non saprei nemmeno come utilizzare un'arma, cosa fare. Considerando quello che hanno depredato, denaro contante, e poi il seguito che c'è stato, nella quale non siamo riusciti a incassare un granché, stiamo parlando di circa 150.000 euro. Parecchie attività sono state depredate, però purtroppo non è stato nemmeno denunciato il fatto. Non biasimo nemmeno queste persone perché se c'è poca sicurezza il commerciante non si sente sicuro nel denunciare. Preferisce rimanere omertoso anche se non vorrebbe. Facendo un giro durante la sera ci rendiamo conto che molti a Rione Salicelle preferiscono non esporsi. Queste rapine ci sono qua in giro. No, non ci ho visto niente. Diciamo lì sono servite 12, no? Lo so, e se vi motivo perché. Ma voi siete qua della zona, siete un po'. Sì, io abito qua avanti. Molti proprietari di attività serali sono rinchiusi con la paura costante di rapina. La mente hanno rubato una macchina, ma qua fuori. Ah, roba adesso? 5 minuti fa. Ma quindi cioè, avete paura mo, è normale. Perché passa dalla legittima difesa. È buono che hanno fatto questa cosa oggi. Cioè, voi vi armereste eventualmente. Come? Subito. Anzi, prendiamo subito una verifica. Incontriamo un vigilante di un'agenzia privata. L'80% delle persone ci abitano. Non è che ci lavora, capito? Non è che scende a lavorare, però. Però comunque la gente preferisce comunque affidarsi a voi. Si affidano a noi perché comunque vogliono stare più tranquilli con i negozi, perché noi comunque pattugliamo pure di notte. Ma secondo te molti 1% se la pigliano l'arma? Penso proprio di sì, penso che sicuramente avranno tutti la pistola nel cassetto. Nel momento in cui c'è una pistola a fianco, comunque il rischio ci sta.